Qualcosa mi dice che Gigi ha qualche problema. Comunque, se anche voi volete partecipare ai miei video e fare il provino per il Team X, seguite Alessia su Instagram, link in descrizione, perché è lei che si occuperà di scovare e portarmi nuovi player. Quindi mi raccomando, seguitela, contattatela in bocca al lupo, fatevi notare. Ok ragazzi, ho appena uscito il guardo e sono stracarico perché è il primo player che mi porta la mia ragazza. Quindi ho tantissime aspettative. E sì, non posso urlare perché è tardi e voi vi chiederete: ma è 07 e gioca la notte? Raga, domani non c'è scuola, cioè oggi per voi, quindi gioite! Ok ragazzi, sono appena entrato, già una kill? Quante kill hai? Ma sta laggando o sbaglio? Cioè, perché sta fermo? Comunque, come ha detto nell'intro, non posso alzare troppo il tono della voce essendo molto tardi. A proposito, essendo molto tardi, lui è molto piccolo, ha 13 anni, 07, e non può proprio parlare, perché sennò i genitori si arrabbiano. E a proposito, raga, 13 anni, un bambino, quindi valutiamo il player anche dall'età. Lo so che siamo abituati a Tony o Smark, però raga, non tutti sono i Tony o Smark, quindi valutiamo il player anche dall'età. Vediamo, sembra molto veloce, molto aggressivo. La mira c'è a quanto pare. Che poppa ha quello? Ok, aveva l'arma quella nuova che fa veramente schifo. Seconda kill, Kratos. Ragazzi, si chiamava Kratos con la C questa. Vediamo chi ha visto il video di Kratos, scrivetelo nei commenti. Vediamo chi è vero fan. Un altro player, mamma mia. Subito aggressivo. Ma tutti con nuova pompa, ma... Tutti con la nuova bomba che fa veramente schifo, però in fiamma a quanto pare. Raga, già 3 kill. Iniziamo molto bene, iniziamo molto bene il provino. Pusha così aggressivo? Tutto nero, sta qua sotto, non si vede a 24, 45... È andato, raga, la mira con la R c'è, la mira con la R c'è. Ragazzi, quanto è aggressivo. Le skill le ha, anche se si è un po' impicciato. Probabilmente l'ansia, è un po' teso. Quello ne esce così, non sembra essere mal... Quanto è veloce. Ma quanto è veloce, raga. Non posso urlare, non posso urlare, mannaggia a me. Mi chiamano i carabinieri e mi arrestano. Posso continuare con il discorso? C'è qualcun altro che vuole pusharlo? Comunque non è qui a caso, non l'abbiamo invitato perché è bello simpatico, ma perché, spiegacelo te, amore mio. Allora, in sostanza, sappiamo già che tantissimi ragazzi a te scrivono su Instagram. Raga, sono pieno di direct e sono molto contento di questa cosa in realtà, Però tu non riesci a rispondere. No, perché è quasi impossibile. Esatto, è quasi impossibile. Al che molti hanno trovato un escamotage. Ragazzi, avete trovato una scorciatoia per farvi rispondere scrivendo ad Alessia. Sono fiero di voi, molto perspicaci. Dobbiamo dirlo però, tantissimi usano il tuo codice creatore. Sono ancora più fiero. Ragazzi, bravissimi. Dei contratti d'abusivo nello shop. Comunque, fatto sta che io ho deciso di organizzare una bella creativa con tutti questi ragazzi che appunto vogliono farsi notare. E ti giuro che durante la creativa lui è spiccato. Cioè, lui cioè è nel stato senso, domanda più che legittima: è spiccato perché la lobby era di basso livello o perché è proprio forte? No, 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 la lobby. Cioè, io mi fido. Gente bravissima. Ok, quindi lui è forte, forte, mi stai dicendo. Ragazzi, io mi fido di lei perché ci gioco spesso. Un altro player, ci gioco non è che spesso, gioco solo con lei. E sa distinguere un player forte da un player scarso. Quindi, se è forte, è forte. E ho visto già, ho visto qualche abilità. Però vorrei conoscerlo un po' meglio. Ragazzi, è velocissimo. Ragazzi, mi sto un attimo emozionato. Oddio, ha rischiato perché si era incastrato. Ma quanto è veloce. Amore, ma negli edit è mostruoso. Allora, conosciamolo un po' meglio. Una cosa che sto notando con molto piacere è che ha la Shalibur stagione 2, ragazzi. Uno dei miei picconi preferiti. Adesso non so se è lui che ci gioca dalla stagione 2, ma sicuramente l'account è oggi. Sì, siete? Giochi dalla stagione... Quanti anni fa? 3 anni fa? Da 10 anni? Da 10 anni che giochi a Fortnite? Alla faccia, ragazzi, come dico sempre, uno più è piccolo e più ha riflessi a palla. Però uno è più piccolo e più fa scelte troppo frettolose. Quindi vediamo anche come si comporta. Per adesso ha pushato tutti aggressivamente e ha anche rischiato, diciamo che ha anche rischiato. Quante kill? La K oro. Quante kill hai? 1, 2, 3, 4, 5 kill. 5 kill allo start, direi uno start più che ottimo, abbastanza aggressivo, Comunque possiamo inaugurare un nuovo ruolo per gli ex, ma soprattutto un nuovo ruolo per Alessia, ovvero colei che mi porta player giovani e forti. Quindi se siete giovani e forti, mi raccomando, non scrivete a me perché avrete pochissima possibilità di risposta, essendo che sono pieno di direct, ma scrivete a lei che ne ha molti di meno e soprattutto avrete più possibilità. Se la matematica non è un'opinione e non lo è, fidatevi, scrivete a lei, link in descrizione del suo Instagram. Quindi se siete sotto i 15 anni, mi raccomando, scrivete a lei, link in descrizione, andiamo che mi sto gasando. Purtroppo, come ho detto, non posso urlare che è troppo tardi e purtroppo non può parlare perché vorrei chiedergli tante cose. Allora, amore, tu lo conosci? Cioè, nel senso, hai avuto modo di conoscerlo un po' meglio? Allora, quanto hai di ping? Sono molto curioso, questa è una cosa molto importante. Ping, che io ricordi, lui mi disse che va dai 10 ai 15 più o meno. Ping molto molto buono. FPS invece? FPS forse 2,40, non ricordo 2,40, bene. 2,40, raga, no? No? 144?
144, 144. Ok, 144, 144. Ragazzi, la media. Cioè, il ping è molto buono, l'FPS nella media. PC player, MK, immagino. Dai movimenti. Ok, ragazzi, è molto veloce. Negli edit è straveloce. Cioè, avete visto anche voi, ragazzi. Cioè, non c'è trucco, non c'è inganno, eh. Avete visto anche voi. Amore, io ti devo ringraziare. Cioè, nel senso, già... Cosa? Mi sembrerebbe il minimo. Cosa? Allora, non ti ringrazio più, eh. Cioè, è sicuro di quello che fa? Ha perso. Ecco. Non è molto sicuro, ragazzi. Ci ho provato, però ha perso vita. Cioè, è un po' pazzo, è un po' pazzo questo bambino. Bambino, cioè, a 13 anni è bambino, ragazzi. Io a 13 anni volevo diventare un po' che allenatore. Cioè, tuttora lo voglio diventare. Però prima avevo più possibilità. Ormai sono troppo vecchio. Non posso più catturare Pokémon. Ma anche lui gioca dalla Season 2. Anche lui gioca dalla Season 2, però lui non ha più giocato per tipo 7 season. Perché, ragazzi, era un po' scarsone. Comunque, cosa importante, come stavo dicendo, voglio 6.000 like per un prossimo episodio di questa serie. Non so ancora come chiamarla, quindi mi raccomando, suggeritemi nei commenti. Il commento con più like avrà l'onore di decidere il nome della serie. Porca miseria, quindi sbizzarritevi. Raga, cioè, ma in ogni parte di questa mappa ci sono altri shockwave. Ha gli shieldini, ha i pesci. Si fa gli shieldini, ok, prima gli shieldini. Bella mossa, ragazzi, anche molto intelligente, eh. Pusha cattivo, aggressivo. Ragazzi, è molto veloce, quanti edit fa con un colpo? Mi sta meravigliando per la velocità. Ha una sense altissima, secondo me. Per muoversi così ha una sense altissima. 41, bellissimo, bellissimo 41. Dai che è tuo, dai che è tuo. Cavolo, lo blocca, riesce a bloccarlo, l'ha distrutto meccanicamente. 84, mamma mia, ragazzi, oh, mamma mia. Ma amore, io ti ringrazio. Come dico sempre, non importa quante kill fai o se fai vittoria reale, l'importante è come le fai, e le sta facendo in maniera incredibile. Questo edificio qua, ragazzi, era un edificio della vecchia mappa, molto importante. Cioè, ero molto legato perché scendevo sempre lì. E raga, l'hanno fatto diventare prima un lago di ghiaccio, quindi ghiacciato, e poi la città dei Tacos. Fatemi sapere nei commenti se vi ricordate di quale città sto parlando. Ho un nome specifico, eh. Ragazzi, sono rimasti in 7 e sono tutti qua chiusi. Sembra Season 2 di Fortnite, è vera. Ok, che abbiamo incontrato un cavaliere normale, cioè quello blu un po' strano. Alla Shalibur, però mi sembra un po' esagerato, no? Non siamo tornati così tanto a dire. Ha preso il cecchino? Vuole un attimo farmi gasare? Vuole farmi gasare? Pusha così aggressivo, è l'unico che pusha. È l'unico che pusha, tutti sono chiusi, lui pusha. E a me piace così. È abbastanza aggressivo, si chiude da tutti i lati. Molto intelligente. Riesce a prendere la piramide, l'avversario però ne esce. Ragazzi, sembra una partita competitive. La gente si chiude e cambia box così, ok. Siamo in pubblica, non c'è niente in gioco, eh. State tranquilli, se ne va in safe così. Ottima mossa. Ma? Cioè, ma questo si è preso al volo così, veramente? Ok, ok, era shieldato. Lo sta distruggendo, Probabilmente ha scudini questo. 80. Dai, ragazzi, lo sta distruggendo. 36, ok, ha shieldini. Fai le cure. Ha le cure a tutto. Bravo, no, amore mio, veramente bravo. È veramente bravo questo bambino. È veramente bravo questo ragazzo. Questo ragazzino, cioè, come lo definisco, raga? 13 anni per me è un bambino. Ok, che io ne ho 16, quindi, però. Che ridi? Perché ridi? 105 di vita è veramente poco. E l'avversario sotto non mi sembra per niente essere male. Quindi è rischioso. Eccolo là, l'ultimo. Che si sta camperando. Pushi l'ultimo, forse è la miglior mossa. Ha fatto. Ma? Ma come ha preso questi hit? Non lo so. Non hai mazzo, ricorda che non hai mazzo. Che stanno fightando qua sotto, 40 è andato, let's go, okay. Let's go, anche gli shieldini. Io me li farei, fate gli shieldini per la vittoria reale. Non ha materiali però. Devi lootare l'altro fuori, qui davanti, esatto. Ok, vediamo un po' dentro. E insomma, il low ground senza materiali la vedo dura. 4, oh porca miseria. È andato, non può farcela senza mazzo. Però GG bro, GG. La vittoria reale sarebbe stata la ciliegina sulla torta. Ma GG bro, ci ho vista abbastanza. Lo sto dando per spacciato, bellissimo. Ragazzi, bellissimo flick. Bellissimo flick. Se riesce a farsi il medikit, tanta roba, ma molto difficile. Silenzio. Porca miseria. No, non ho più mazz. No, per... Fa niente, ragazzi. Se avesse avuto i materiali l'avrebbe distrutto completamente. Cosa fa questo? Non riesce... Cosa sta facendo? Secondo me, ragazzi, l'ultimo utilizzava una macro bella grande. Uno ce l'ha fatta vedere dopo che ha fatto vittoria reale e si è fatto anche figo. Due, quando l'ha pushato per la prima volta, Marco ci ha preso un hit incredibile, non si è visto neanche da dove. Quindi secondo me aveva una macro per sparare, piazzare il muro o editare, una cosa del genere. Fatemi sapere nei commenti. Voi potete vederlo meglio e osservare meglio, perché potete mettere il video rallentatore, ma soprattutto potete andare indietro. Io a caldo così l'ho visto in un millisecondo. Magari mentre editerò potrò accorgermene meglio.